lì però, se no. Pronti, possiamo? Applauso. Questa è l'inaugurazione dell'aula protetta per le vittime vulnerabili, le donne e i bambini. Infatti abbiamo anche dedicato un piccolo spazietto proprio ai minori che magari possono anche accompagnare le loro mamme in questo percorso di denuncia. Il Sor Optimist segue questo progetto da anni, questa è la stanza numero 122, quindi in tutta Italia presso carabinieri, questure, posti di polizia sono nate queste stanze che hanno diciamo, la valenza di un ambiente accogliente, rassicurante, non sterile come magari gli uffici soliti, e allora abbiamo voluto dare il nostro contributo, tutte le socie, aderendo a questo progetto che ci è sembrato davvero il fiore all'occhiello di tutto il nostro club. Oggi per noi l'emozione è veramente tanta, è un momento memorabile per il Comando Provinciale di Cosenza e credo che rimarrà sicuramente impresso negli annali, perché con l'inaugurazione della sala per le audizioni delle vittime vulnerabili giunge a compimento un progetto che è sicuramente semplice nella forma, ma vi posso assicurare che è particolarmente ricco sul piano dei contenuti, con una collaborazione che mira con azioni concrete a cercare di rendere quanto più incisive le strategie in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Due brevissime considerazioni. Una prima, di carattere generale, che affonda le sue radici proprio al nostro essere cittadini in questa Repubblica governata dalla nostra Carta Costituzionale. Questa esperienza è la prova ancora una volta della funzione essenziale dell'associazionismo come momento di collegamento fra la società civile e le istituzioni, non solo come strumento per intervenire laddove le istituzioni sono in difficoltà, ma come momento di riflessione attraverso il quale il cittadino vive le istituzioni e le sente come cosa sua. Seconda considerazione, diceva il colonnello Sutera, questa stanza ahimè non resterà vuota, noi vorremmo che restasse vuota. Purtroppo i dati, i numeri sono assolutamente impietosi. In pochi istanti vi dirò, esiste nel circondario di Cosenza una struttura di accertamento dei reati riguardanti la violenza di genere che gode della particolare specializzazione e professionalità di operatori di polizia giudiziaria sia in essere presso la squadra mobile e la questura di Cosenza sia presso il comando provinciale dei carabinieri come presso le nostre sezioni di polizia giudiziaria, una della quale è stata specializzata su questi temi. Ancora, all'interno di un ufficio di procura che non è che abbia risorse particolarmente importanti, è stata fatta una valutazione di fondo attraverso la quale si è deciso di investire molto delle risorse in essere su questo settore. Ben 4 magistrati compongono un gruppo di lavoro che si è specializzato su queste tematiche che, ripeto, hanno risvolti penali che si intrecciano indissolubilmente con questioni civili che afferiscono, ahimè purtroppo, alla crisi della società attuale e di quella cosentina in particolare. Ecco, tutto questo su che cosa si proietta? Si proietta su numeri che seguono un trend in spaventosa crescita.
nell'arco di un anno le denunzie per stalking si sono triplicate. Si potrà dire, ma questo perché prima non si denunziava, è un'interpretazione in parte vera, e che in questo momento, se noi interpretiamo questi dati alla luce poi del disagio sociale che noi viviamo negli uffici di procura solo indirettamente, ma vediamo il numero assolutamente esorbitante di provvedimenti giudiziali che segnalano la fine delle famiglie. Abbiamo un numero di separazioni e di divorzi che, ahimè, è di gran lunga superiore ai matrimoni che vengono celebrati in questa sede. Ecco, in questo momento di crisi noi incidiamo penalmente adottando provvedimenti in tempo reale. Questa è la caratteristica dell'agire della Procura, grazie ai magistrati che compongono il gruppo di lavoro, che hanno la sensibilità di affrontare le complesse tematiche che si pongono all'interno del fascicolo processuale in tempi rapidi, perché qui questo è un momento che impone una risposta veloce, immediata, certa e giusta. Le richieste di provvedimenti cautelari sono tante, seguono anche questo un trend crescente. La legge ci dà la possibilità di adottare una serie di provvedimenti che vanno dal più semplice allontanamento fino ad arrivare ad una richiesta cautelare vera e propria con la privazione della libertà personale dell'autore del fatto. Noi vereggiamo intorno alle 30, 35, 40 richieste al mese, che sono per la popolazione residente attuale un numero assolutamente sproporzionato. Concludo dicendo, noi lavoriamo con la consapevolezza di essere soltanto una parte, una piccola parte di un meccanismo complesso, che è quello della società attuale, una società che deve trovare in sé il modo per uscire fuori da questa crisi che, ripeto ancora una volta, prima che essere una crisi di carattere penale o giudiziario, è una crisi di carattere sociale e culturale. Grazie.